Ehi la ciurma, io sono Mazzia Tess, ben ritrovati su Expeditions Conquistador. Allora, sono passati un po' di giorni, non mi ricordo più esattamente dove eravamo rimasti. Mi ricordo che dovevamo andare giù. Cos'è questo, signore? C'è un luogo di interesse, proprio giù di qua. Allora, facciamo che andare qua. Non penso che mi servano queste risorse, ma andiamo comunque in questa direzione. Allora, ah, è uno di quei Cairn si chiamavano. Traccia la mappa della palude. Ok, ci saranno tutti degli altri punti di interesse simili per mappare la zona. Un bel maialino. Ci arriviamo fin là. Yeah, grandissimo. Poi direi di proseguire fuori dalla strada perché così almeno non ci non incappiamo in qualcosa di sbagliato. Ok, qua dovremmo accamparci. Qua c'è un altro di quei affarini. Là ci sono delle altre erbe. Ci sono altre cose interessanti nei dintorni. È sempre una buona cosa guardare bene intorno. C'è una cassa là, ma siamo pieni di materiali, per cui direi di no. Allora, accampiamoci per la notte. Ma come, mi ha resettato di nuovo la gente? Ah no, perché questi qua erano feriti. Adesso sono a posto. Ripara equipaggiamento rotto. Abbiamo ancora l'equipaggiamento rotto. Allora metterei. Ah, guarda, abbiamo il 90%, quindi ci sta la grande. Metterei i due. Abbiamo della carne però. Allora diamo un'unità di carne a tutti. E avanzano ancora 5 pezzi di carne. Per cui metterei il medico a conservarla, che non si sa mai. Poi i due cacciatori a cacciare e abbiamo un 62%. Questo vai anche a cacciare, ne rimangono di liberi. Ok, rimane libero il pattugliatore e questo che fa schifo come cacciatore. Per cui direi che mettiamo il pattugliatore a cacciare e mentre invece Trevino lo lasciamo a migliorare l'equipaggiamento rotto. Ah cavolo, nella palude la difficoltà di caccia è alta. Speriamo di cavarcela. Se non altro abbiamo trovato il maiale e di provviste ne abbiamo fatte un po'. Allora, 9 unità di carne e no, adesso il resto. Durante la cena ti siedi accanto all'Aslo Paulik. Al merciaio ungherese non sembra piacere molto il cibo. Non vi piace il cibo, Paulik? Sorride e alza le spalle. Sono abituato ai pasti dell'esercito, questo non significa che devono piacermi per forza. Sperate ancora, cioè nel senso non abbiamo saputo niente. Il vostro spagnolo è molto buono, diciamo. Tanto così per intrattenere conversazioni. Grazie, capitano. I mercenari in genere viaggiano in paesi lontani, avere una predisposizione per le lingue è utile. E chiediamogli anche di Tamas, anche se siamo appena sbarcati, non ci hanno detto niente, ci hanno detto che sono partiti con dei tizi. Boh. Un unico severo cenno del capo. Come me indossava l'armatura nera del Feykete Sereg. Non sarà difficile identificarlo se lo troviamo, vivo o morto. È un pensiero cupo. Non covo illusioni sui pericoli di questa terra. L'evidenza suggerisce che un tetro destino si sia abbattuto sulla spedizione di Gutierrez. Che farete se lo troviamo vivo? Non saprò solo in quel momento. Forse vorrà viaggiare con noi? L'Aslo fissa la propria ciotola per un attimo prima di rispondere. Nella sua voce serpeggia un tono strano, la cui natura è difficile da individuare. Forse. Qui devo dire che c'è un tono strano. Probabilmente ci nasconde qualcosa. E se lo troviamo morto, ve ne andrete? Beh, tra l'altro, cioè, direi anche che ci nasconde qualcosa, perché ci hanno fatto il plot twist enorme di che poi, più o meno, di Leandra che sparla della nostra Isabela e
Quindi direi che di Isabela non penso che ne scopriremo molto di più dopo in spagnola. Cioè, forse sparirà per sempre dai nostri radar, mentre invece Tamás probabilmente ci sarà qualche strano plot twist, qualche strana trama. E se lo troviamo morto, ve ne andrete? Sono al vostro servizio, vi seguirò finché non avrete più bisogno di me. È perché ti pago. Rimani seduto in silenzio. Ma non è vero, in realtà forse non lo pago neanche. In silenzio per un po' e Laszlo termina il proprio passo. Si congeda dalla tavola e torna alla sua tenda per eseguire la manutenzione al proprio equipaggiamento. Rimane con la netta impressione che pensieri gravi lo tormentino. Pensieri che evidentemente non è preparato a condividere con te. Eh sì, c'è qualcosa che non va. Togliamo sto affare che non mi piace. Allora, andiamo. Va bene, prendi la strada. Forse la strada. Eh no, è difficoltà caccia alto. Sempre la strada, però pattuglia è più facile, per cui magari a questo punto ci conviene. Però guardie è difficile sulla strada. Se arrivate al villaggio, qua tra l'altro c'è del pesce in caso dovesse servirci. Ci arriviamo al villaggio, ci arriviamo. È questo, no? Il villaggio che ci serviva, no? Quello dei pescatori di perle. Sì, benissimo. Vediamo cosa ci dicono. I pescatori di perle. Ah, abbiamo recuperato due di equipaggiamento. Dovremmo assegnarlo, magari. Ai confini dell'uggiosa palude raggiungi. Sì, di risorse abbiamo. Raggiungi una baia incredibilmente bella che ti ricorda le raffigurazioni del paradiso che hai visto sulle pareti delle dimore dei nobili in Spagna. Piccole capanne sono raccolte in gruppi lungo la spiaggia. Ci avviciniamo per forza. La notizia del tuo arrivo dalla palude si diffonde molto in fretta. Gli abitanti del villaggio escono dalle loro capanne o accorrono dalla spiaggia per capire a cosa si deve il trambusto. Un uomo grassoccio con numerose collane di perle luccicanti al collo si fa avanti, seguito da un gruppetto di giovani curiosi. Ti saluta cordialmente in una lingua che per fortuna alcuni dei tuoi servitori capiscono. Gloriosi dei lucenti, le profezie hanno previsto il vostro arrivo. Il vostro umile servo Popopoiotl è pronto a ricevere la vostra saggezza. Direi la seconda, anche se non mi piace, cioè non mi piace nessuna delle due in realtà. Perché non smentirei subito questa storia della divinità, potrebbe tornarci utile. Però non voglio neanche essere presuntuoso. Boh, faccio questa. Popoyot le allarga le braccia con un gesto ampio. La vostra modestia è straordinaria, proprio come dicono le leggende, venerabile signore. Popoyotl ti chiede di seguirlo al centro del villaggio. Se di centro si può parlare. Beh, qua è disegnato esattamente con un centro. Con la sua voce allegra ma fragorosa, dice qualcosa nella sua lingua. Subito alcuni bambini escono dalla folla e corrono verso il villaggio, precedendovi. Segui Popoyotl. Appena entrate nel villaggio, vedete circondati da ragazzi e ragazze che, danzando per darvi il benvenuto, mettono collane di perle attorno al collo di tutti i membri della spedizione. E qui ci hanno dato 600 preziosi. Come sempre, Carlos Zaraga non esita a mettere in tasca una collana sottraendola a uno degli abitanti del villaggio. Non ricordo di aver mai visto sul viso di Carlos Zaraga un'espressione tanto compiaciuta. Dai, lasciamolo perdere. Arrivati davanti alla capanna più grande del villaggio, si fa per dire, Popoyotl si gira verso di te e fa un altro inchino. Venerabile e lucente signore, sarebbe un onore immenso se voi e i vostri compagni di viaggio vi uniste a noi stasera per celebrare la vostra venuta. E possiamo solo unirci. I tuoi uomini passano il resto del giorno nel villaggio di pescatori, godendosi l'ospitalità e la cordialità dei suoi abitanti. Quando si fa sera, un tavolo basso e circolare viene posizionato attorno a un falò, nel centro del villaggio, e viene dato inizio a un sontuoso banchetto. Insieme ai tuoi uomini, ridi, bevi e danzi, passando una splendida serata. Cioè, quello ti sta bene. Hai molte occasioni per parlare di molte 50 tesori, per parlare con i pescatori di perle, ai quali chiedi informazioni sulle terre che circondano il villaggio. Ti racconto alcune storie sulla maestosa capitale di un grande impero a sud-ovest e sulle città prosperose del nord-ovest. Scusate. Quel che cattura maggiormente la tua attenzione, però, sono le leggende che parlano di una città d'oro perduta, ma nessuno sa dove si possa trovare. Allora, quelle del nord-ovest probabilmente dove sono andati i tizi di Gutierrez.
Verso la fine della festa, Popoyotl si avvicina con un ampio sorriso sul viso. Iulius Mazzetes, mio carissimo amico, mio onorato ospite. Siete un grande guerriero e posso dire con certezza che siete anche un capo saggio per i vostri uomini. Grande guerriero, come fa a sparare? Desidero offrirvi in moglie la mia bellissima e capace figlia Tayanna. Così? Ex abrupto? Tayanna è una provetta cacciatrice, saprà servirvi come si deve nei vostri viaggi. Accettandola in moglie mi fareste un grande onore. Se siete d'accordo, organizzeremo la cerimonia di matrimonio domani mattina prima della vostra partenza. Ma così? Popoyotl spinge in avanti sua figlia, è davvero molto bella. Ha i tratti delicati e un aspetto sano. La ragazza sembra illuminarsi all'idea di una vita di avventure. Per carità, mi prende alla sprovvista Popoyotl. Io non ho moglie in Spagna, no. Non penso. Non ho lasciato una famiglia là. Non credo, non ricordo più nulla. Però a parte quello, cioè ci può stare. Mi sarei sposato volentieri. Ma così subito? Cioè, sono appena precipitato dalla nave in questa palude e già mi offrono una tizia come moglie. Cioè, anche carina, è giovane. Cioè, carina, dice molto bella. Dall'immagine non è questo un po' di roba, però beh, è gradevole. Però sarebbe un'aggiunta utile probabilmente per il nostro gruppo. Ma dovremmo anche dare da mangiare una bocca in più. Possiamo parlarle in privato? O offendiamo il padre? Prendi da parte Tayanna, vi allontanate dalle celebrazioni, sembra confusa. Chiederei la seconda prima, cosa ne pensate voi di questa proposta? Grande lucente Mazzetes, sarei straordinariamente onorata di unire i nostri destini e di seguirvi nei vostri viaggi. Non puoi fare a meno di pensare che l'interprete abbia tradotto le parole di Tayanna piuttosto liberamente, ma non c'è dubbio che il significato sia passato alla perfezione. Proviamo con la seconda. La prima non mi piace perché... Allora, non mi piace la terza perché... mi sembra di ripudiarla. Ma non mi piace neanche la prima. Perché, cioè, cos'è? Prendo la figlia del tizio con me, ma non la sposo? Credo che per le popolazioni del luogo sia considerato un po'... non onorevole per una donna? Sareste felice se accettassi la proposta di vostro padre? Ti fissa con gli occhi spalancati e annuisce. Sarei molto, molto felice. Cavolo. Ma non so neanche chi sia. E se poi ce ne fosse un'altra di occasione per sposarsi? Scusami, come ti chiami qua? Tayanna, scusami. Però io sono cattolico e di conseguenza, cioè almeno io, Iulius Mazzetes è cattolico. Di conseguenza crede nella monogamia, ok? Per cui si sposa una volta soltanto, lo fa per la vita.
Ergo, è una decisione che va presa con calma. Tayanna mia, cioè tu saresti molto felice, ma non sai neanche chi sono. E se poi scopri che sono una persona brutta o sgradevole o che ne so, io non mi piace lavare i piatti? Magari ti aspetti un tizio che vuole giocare a calcio la domenica con gli amici e invece io no, non mi piace il calcio, non lo guardo neanche la televisione, non esiste la televisione, però insomma, ecco. E poi potrei morire, cioè potresti morire, potremmo avere un sacco di difficoltà. Non ora, Tayanna, non ora. Tornerò di qua se non muoio. E se ci sarà ancora la possibilità, che il gioco me la darà ancora la possibilità, magari ti sposerò in un secondo momento. Ok? Grazie comunque. Rifiuti la proposta di Popoyotl in modo tanto cortese che l'interprete ci mette quasi 20 minuti per articolare le tue ragioni. Sebbene Tayanna sembri rattristata perché vede sfuggire la possibilità di partire all'avventura, Popoyotl non sembra offeso dal tuo diniego, ridendo come per scusarsi. Ordina che ti venga mostrata la capanna dove passerai la notte. La mattina successiva l'intero villaggio accorre per dirti addio, prima che tu parta per nuove avventure. Mi spiace ragazzi, non so se per caso qualcuno di voi faceva il tifo per il matrimonio, però non me la sentivo. Abbiamo praticamente appena iniziato il gioco, può succedere ancora di tutto e di più, non me la sentivo di prendere. Non conosciamo neanche nulla della zona, magari anche appunto avere una persona in più nella spedizione sarebbe stato un problema. Magari non avevamo abbastanza poi dopo per sfamarla, che ne so. Vediamo, allora, cos'è che ci ha detto? La missione qual è adesso? Cos'è che... Tenochtitlan e Xalapa. Scusate, la missione attuale qual è? Traccia mappa della palude. E il resto non abbiamo altre missioni. Ho scoperto 2 su 5 cairn. E proviamo a spostarci un po' ancora all'interno della palude per vedere se troviamo qualche altra cosa. Ma qua andiamo verso le montagne, mi sa. No, allora dobbiamo salire in su. Là inizia la giungla, quindi dovremmo stare in questa zona qua, direi, per stare nella palude. Un tempo ci dava l'accampamento in automatico quando finivamo i turni, adesso non lo dice più. Allora... siamo in una palude qui a cui la caccia non è un granché, però allora non abbiamo niente da conservare. Abbiamo carne per tutti, un corno. Ah, lo sviluppatore sta sviluppando, ok, il pattugliatore, come è messa la pattuglia? Molto alta, per cui no, direi che mandiamo anche lui a caccia. Sia il pattugliatore che il tizio a guardia. Però il tizio a guardia qua, non possiamo metterlo... Non c'è qualcun altro che può cacciare al posto suo? Oh, caccia il terzo, vero? Sono tutti schifosi. Tranne lui che però ha 10 di difesa, per cui... Sono tutti con 2, mettiamo lui. Vabbè. E il tizio di sviluppo cosa sta facendo? Non mi ricordo se abbiamo messo l'ascia o... Come possiamo fare? Possiamo costruire anche un sacco di roba. No, abbiamo messo la tenda. Così aumenta l'equipaggiamento. E quanto ci mancano? 18 giorni. Vabbè, dai, ci sta. Tanto se non abbiamo altre scoperte. Abbiamo trovato 11, ok. 11 unità di carne, perfetto. Non sono quante necessarie, però ci sta. Allora, proseguiamo in questa direzione, perché più in giù ci siamo passati. Là c'è la strada. Magari se vado in qua mi conta come giungla, non come palude, no, mi conta comunque come palude.
campo basta premere C, ok. Allora, azione, diamo un'unità di carne a tutti, così consumiamo solo una provvista. E qua si è sempre in palude, per cui caccia è alta, vabbè. 11 unità di carne. Ottimo. Allora, facciamo un po' di strada. Vediamo dove porta la strada. Fortuna che ho potenziato il carro, così possiamo spostarci molto. Allora, qua non si vede nulla di nuovo. Qua ci siamo anche già passati, mi sa. Forse la zona della palude si estende più in su, perché là mi sa che poi finisce. Allora, andrei qua e mi accamperei poi qua. Apri la cassa, 9 unità di legname, va bene. Ok, ah, là è dove eravamo passati l'altra volta che ci eravamo abbeverati in quella zona. Allora, razioni, un'unità di carne a tutti, va bene, consumiamo una provvista, ma... ottimo, 17 di carne, molto buono. Allora, andrei quasi quasi a fare una cappatina qua. Allora, qua ci sono delle erbe, andiamo a raccoglierle e vediamo cosa scopriamo qua su della palude. Ma non vedo altri cairn qua intorno. Cairn, come cavolo si chiama? Luoghi di interesse, insomma. Non so perché io mi ricordo che il termine cairn. Allora, sembra tutta foresta in quella direzione. Un maiale! In realtà ci conviene, esatto, accamparci vicino al maiale, tanto non ci arriviamo. Perché abbiamo fatto 17 di carne, quindi prenderne troppo qui dopo non riusciamo a conservarla. Allora, adesso razione, un'unità di carne a tutti, ottimo, e ce ne avanzano 5, che tu andrai a conservare. Perfetto, abbiamo trovato 10 unità di carne, per cui non ne perdiamo neanche troppe, anzi, ne guadagniamo ancora perché ci abbiamo 11 da questo bel porco. Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Ma direi che possiamo anche salvare qui, perché sono passati già parecchi minuti. E con un Messico, soprascriviamo Messico. E con un matrimonio rifiutato, povera Tayanna. Ci fermiamo qui. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Fatemi sapere nei commenti cosa avreste fatto voi, se vi sareste sposati oppure no. Sarebbe stato di sicuro diverso. Avremmo avuto una persona in più, una bocca da sfamare in più. Di sicuro delle storie, perché immagino che sarebbero state delle parti di trama. Vi invito anche a iscrivervi al canale Telegram, se per caso non l'avete già fatto, per restare sempre aggiornati sulle live e comunque sui caricamenti dei video. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.